Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza, e a San Fele, a 864 metri sul livello del mare. Siamo sull'Appennino Lucano e andremo a vedere le cascate formate dal torrente Bradano, che scendendo va a confluire nel fiume Ofanto. Sì, abbiamo la guida. E questo è il torrente Corbola, che poi va a confluire nel Bradano o Bradanello. Sono ben 10 le cascate del complesso Wattignir di San Fele, però quelle che potremo vedere saranno solo 5, e altre 5 le vedremo successivamente con la prossima escursione, andando in vetta a Monte Castello e a Monte Torretta. E quella che vedremo è la cascata di Urtone. È Monte Castello, 937 metri. Bello del mare. A ritorno passeremo dalla località Escatore, proprio di fronte a noi. Si sta togliendo gli alberi, ma questo tempo qua stranierà tutto. Mi raccomando, non cascate qui, No. 100 metri più avanti ci sono. Non cascavo nelle cascate. No, cascate a 100 metri. E qui siamo in località Recchiane. Ed eccoci giunti alle cascate del Wattignire, trasposizione dialettale di Gualchiera, macchina utilizzata in antico bifici, costruiti a ridosso delle cascate proprio per sfruttare la forza dell'acqua che, cadendo su pale di legno, mettevano in movimento dei magli che battevano sulla lana grezza. E qui c'è anche l'acqua potabile. Cascata numero 5. Siamo alle cascate dell'innamorata, alla nostra età. Siamo più che innamorati! Ho pensato che tre giorni di pioggia, non avevo visto niente.
è una cartolina. Mi fa sulla foto. Ah, sì? Qua si mozzavano le gambe una volta. È uno spettacolo! È uno spettacolo grandioso della natura! Questo contrasto tra gli alberi verdi, no? C'è una fa, peccato che non lo porto. Ed ora ci dirigiamo verso la cascata del Paradiso. E sullo sfondo Monte Fieno a 1209 metri, Monte Torretta a 1026 e Monte Castello 937. Sullo sfondo Monte San Michele, Serra del Fascino e Monte Vulture. E davanti a noi la località Montagna e Lavagna. E Atella, 500 metri sul livello del mare. E questo è il sentiero che conduce alle cascate gemelle. La nostra guida sempre con noi. Sì, no, fammi fare una così qua. Cascate gemelle, è quella più bella secondo me perché è la più selvaggia, d'accordo? E anche l'ultima forse. La natura ci regala delle cose meravigliose. Ed ora, tornati indietro, andiamo per il sentiero che ci conduce al ponte.
gravina. Una gravina. E beh, certo che è una gravina. A modo suo, sì. Eccolo qua. Ehi, guida, dove stai andando? E qui siamo giunti alla località Le Ralle e c'è anche una fonte dove potersi approvvigionare. Ed ora si ridiscende verso il ponte e abbiamo un bel manto erboso. Ed eccoci giunti al ponte a quota 675 circa. Franz la guida. Si è fermato, non sta andando più avanti. È incredibile, guarda. Sullo sfondo la località Le Ralle, dove eravamo poco fa, e di fronte la località Escatura, dove siamo passati prima. Ed eccoci di ritorno a San Fele. Monte Castello che domina San Fele a sinistra e a destra Monte Torretta. Ah, che spettacolo! E con queste ultime immagini, un arrivederci a San Fele.